Bonazzoli, diamo l'opportunità per salutare. Noi, sì. Noi diamo l'opportunità. Vuoi salutare qualcuno? No, saluto a una volta. Video dell'elenco telefonico. Bene, caro. Tutti i tifosi. Tutti i tifosi. I miei sostri vicini. Tutta la gente di Reggio. Voi, dottore. Tanto ci vediamo domani mattina. Vabbè. E quindi naturalmente noi portiamo tutti i ringraziamenti della città, dei tifosi della Regina, perché sei stato forse uno dei giocatori che verrà ricordato per sempre, hai segnato dei momenti importanti per questa squadra e per questa città. Grazie. Ecco. Grazie a voi. Grazie. E così per dire, se non tu ci avessi una cosa del genere, ci arrivo io la sento. E niente, si emoziona, io pure mi emoziono. Vabbè, per noi i calciatori sono eroi, perché indossano la maglia amaranto, perché hanno... Naturalmente, ti chiedo... Ciao. Puoi avere tutti i cazzi che vuoi, però se giocherai contro la Regina e Signi, non credaci, pensa a me. Per Campagnacci, Rizzato, si muove Bonazzoli, ecco il cross, Bonazzoli! 1-1, la Regina ha pareggiato con Bonazzoli, 1-1 al 32esimo del primo tempo, situazione di parità al Piola, 1-1, ha pareggiato Bonazzoli e ancora promosso il Novara. Subito verso Bonazzoli, la palla lunga nella zona di Sarno, hanno capito che lui può essere il grimaldello capace di scardinare la cassaforte del Novara, insiste Sarno, sbaglia l'ultimo passaggio, poi Bonazzoli, 2-1, Regina in vantaggio, Bonazzoli per la doppietta al 30esimo del secondo tempo, Bonazzoli non ci crede neanche lui, ha portato in vantaggio la Regina, 2-1 al 30esimo del secondo tempo. E adesso è la Regina a portare dalla sua parte la qualificazione. Va dentro Di Michele, vuole il pallone. Diana viene avvantaggiato dal movimento. Bonazzoli, Emiliano! Bonazzoli! 2-1! Avevo un cuore che ti amava tanto, che si è perduto per volerti bene. Salvarmi se lo vuoi. E... La Regina sta vincendo. Oh. Mancano 2 minuti, dimmi. Io sono extracomunitario, marocchino. Ho fatto la preghiera per la Regina. Io sono tifoso. A 12 anni che sono tifoso della Regina. Marocchino e tifoso della Regina. Ave...